Pronto, sorella? Sono Elena, ho 39 anni, lavoro nel ristorante di famiglia. Sorella a Roma, all'isola Tiberina, con i miei fratelli, di cui un gemello. Oltre a accapare le verdure come faceva lei, ho ricoperto il suo ruolo perché comunque anche lei stava in cassa. Il mio ristorante è nel cuore di Roma. Come diceva in Dirk, nel cuore di Roma. Il ristorante è un cuore che batte nel cuore di Roma, all'isola Tiberina. Il nostro ristorante è il cuore di Roma, perché mia nonna, la sora Lella, è proprio un cuore di Roma. Buongiorno. Ciao. Ciao Elena, come stai? Bene. Tutto bene? Sì. Siamo stato? Calamari. Ok, perfetto. Vado? Sì, ciao. Devo andare, ciao. Mi occupo della parte più rognosa, chiamiamola così, fatture, bolle. Ce l'hai preso, però sì. Non ce l'ho. Ciao, Bru! Pure tua fattura! Stamattina. Mamma mia! Tutti i giorni! Papà, sono un po' papona. Letterina per il papà. Caro papà, domani si esce alle ore 112, a mezzogiorno. Vabbè. A mezzogiorno e mezza, da scuola. E quando tu torni, io sto già a casa. Un bacione grandissimo. Questo che sarebbe? io e te. Mio padre ride sempre, mio padre è scherzoso, mio padre vede sempre il lato positivo di tutte le cose. Mio padre non lo vedi mai che sbuffa, non è mai stanco, viene sempre qui la mattina, apre. Come mi capisce lui, non mi capisce nessuno. Mamma, te stai zitto un attimo? Fammelo qui. Sta alla pila dei fagioli. Tu. No, papà, veramente. Mi sta a fastidio. Mica siete tanto normali, però, Mauro, molto altruista. Pensa sempre agli altri. Mauro ha un ruolo importante nella struttura del nostro ristorante perché è cuoco e chef. Mi raccomando, coda alla vaccinara di vitello, fatta da Sorardo. Simone ha un ruolo primario qui nel ristorante. Quando non c'è mio padre è il supervisor, ma con lui non si riesce a lavorare perché è ansioso. Ma la cosa che mi fa ridere ogni volta è che le persone quando entrano per mangiare rimangono incantate. E perché somiglia al mio prozio Aldo Fabrizi. Mio fratello Renato, molto testardo. Quando si mette in testa una cosa, può anche nevicare a Ferragosto, lui fa quella cosa. Arrivederci e grazie. Perché io qui ci discutevo con mio fratello, capito? Con Renato. Abbiamo due caratteri diversi. Io voglio dire l'ultima. Lui è testardo, vuole dire l'ultima, e ci becchiamo. C'è sempre mio padre che viene, la carezzetta e tutto passa. Basta. Sei sempre così poi, Porta romana, bella porta romana. Mia nonna era molto vera, nel senso che non aveva peli sulla lingua. Quello che pensava diceva. Noi abitavamo vicino, in due portoni diversi, ma sulla stessa strada. Quindi mia nonna, Elena, chiamava sempre mia madre dal balcone. Che mia nonna aveva un problema con le gambe, quindi non so se vi ricordate anche il film di Carlo Verdone, Bianco, Rosso e Verdone. Io gli taglierei quelle gambe. Che voglio vendicare. Magari gli chiedevano, sorella, là come andiamo stamattina? E lei diceva, come andiamo? Andiamo dopo la vecchietta.